Sport, una targa per i 100 anni dell'Unione Sportiva Larcianese Calcio, la cerimonia di conferimento nella sala gonfalone di Palazzo del Pegaso. Il presidente del Consiglio regionale Mazzeo, 100 anni sono un filo forte che tiene unite stagioni differenti. Cultura, il Teatro delle Arti di La Strassigna guarda ai modelli europei, presentato il programma per il 2023 del teatro con gli interventi del Presidente del Consiglio regionale, del Consigliere regionale Fausto Merlotti, del Sindaco della Strassigna Angela Bagni e del Direttore artistico Gianfranco Pedullà. Mostre la raffinata pittura di Alberto Martini, inaugurata al Palazzo del Pegaso dal Presidente del Consiglio regionale Mazzeo, la mostra del pittore pisano, intervento critico di Fabrizio Pizzanelli. Benvenuti alla prima puntata del 2023 di Consiglio Informa. Il Consiglio regionale ha premiato con una targa celebrativa l'Unione Sportiva Larcianese Calcio in occasione dei 100 anni dalla fondazione. A consegnare il riconoscimento nelle mani del presidente Giancarlo Carbone, il presidente dell'Assemblea Legislativa Antonio Mazzeo. È il quarto centenario che festeggiamo in quest'ultimo anno, dà il senso della vitalità delle nostre associazioni sportive, fatto di tanto impegno dei volontari, di tante donne e tanti uomini che si mettono a disposizione della propria comunità. 100 anni sono tanti e il premio dato oggi al presidente Carbone è un po' il riconoscimento a tutte le persone che si sono impegnati in questi anni. Lo sport è un valore importante, trasmette quei valori che rendono l'uomo migliore. E io penso e spero che questo riconoscimento possa servire alla Larcianese Calcio per continuare nella direzione che ha portato avanti in questi anni: prossimità, vicinanza alle persone e costruzione di relazioni e di comunità. Anche questo è il mondo dello sport. A proporre il riconoscimento, deliberato all'unanimità dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, il vicepresidente del Consiglio regionale Marco Casucci e la consigliera regionale Luciana Bartolini. E poi siamo sicuri che è calcio minore? Oppure fa sostanza davvero nella nostra Toscana quello che minore non lo è? Forse non è in prima linea per diciamo, le pubblicità, per le televisioni. E poi anche qui c'è da vedere perché sinceramente sappiamo quanto i tifosi a livello locale tengano anche alle squadre minori, chiamiamole così, ma credo che minori non siano. E lo stiamo dimostrando concretamente in regione, qui al Palazzo del Pegaso, perché stiamo portando tutta una serie di centenari. Se ci avete seguito sapete bene quante celebrazioni sono state fatte. Evidentemente la nostra Toscana ha una gloriosa storia sportiva che deve essere ricordata. E il ricordo si deve concretare tutti i giorni. Il ricordo non è semplicemente una targa, il ricordo è capire quanto sono importanti dal punto di vista sociale queste società, che sono minori dal punto di vista, ripeto, degli sponsor, ma anche per il significato, il messaggio, la fruizione sociale che danno ai nostri giovani sono decisamente maggiori. Beh certo, considerando la realtà di Larciano, che è un comune abbastanza piccolo, questa è una società, come ha detto giustamente, poi basti guardare il nome dove ci hanno messo anche artigianato e industria, quindi coinvolge tutto il paese. Io avevo letto per caso che facevano 100 anni e mi è venuta l'idea appunto di dare questa targa alla Larcianese, giustamente, perché 100 anni sono tanti, 100 anni di sport e direi anche di volontariato, perché poi alla fine è un po' di volontariato che fanno, lavorano per i giovani, hanno un settore giovanile, ho visto la squadra giovane, e lavorano, cioè giocano con altre squadre, un po' della Val di Nievole, un po' del vicinato, e quindi è un premio ben meritato questo alla Larcianese. Lisa Amidei, sindaco di Larciano, commenta orgogliosa questo riconoscimento. Sì, la Larcianese diciamo, è un fiore all'occhiello della nostra comunità perché vabbè, con questo traguardo dei 100 anni ci riempie veramente d'orgoglio, anzi ringraziamo anche il presidente Mazzeo che ci ha invitato per questo riconoscimento.
lo dobbiamo ringraziare infinitamente il consiglio direttivo di questa società sportiva che manda avanti nonostante tutte le difficoltà del momento, il momento che abbiamo passato col Covid, per aver tenuto duro e quindi essere arrivati veramente a questi 100 anni. E poi ringraziare tutti gli imprenditori, perché ovviamente per investire, per portare avanti una società sportiva ai giorni d'oggi c'è bisogno veramente di tante risorse, e quindi il ringraziamento va a loro e a tutto il mondo del calcio che ci segue e ai tanti affezionati, cioè insomma è la maglia viola che è il colore della Larcianese, è proprio nel cuore di tutti noi. Soddisfazione anche da parte dell'assessore allo sport Davide Castani. Non è perché insomma 100 anni di sport è davvero un bel traguardo sia per l'Arciano e anche per tutta la Toscana, insomma siamo contenti, ecco, di questa realtà. E infine il commento del presidente dell'Unione Sportiva Larcianese Calcio, Giancarlo Carbone. Tanto siamo orgogliosi di essere qui oggi a ritirare questo premio, perché sancisce 100 anni della nostra storia, della nostra attività. Sicuramente per il territorio dove siamo è un orgoglio, è una cosa importante ritirare questo premio. Siamo tutti orgogliosi, non è stato semplice arrivare fino ad oggi a far 100 anni della Larcianese. Si spera di farne altri 100. La Larcianese, intanto, l'obiettivo di quest'anno è vincere il campionato, provarci a vincere. E il nostro obiettivo futuro è stare in eccellenza, dove secondo me è la categoria maggiore che la Larcianese può stare. Presentato il programma 2023 del Teatro delle Arti di Lastra Assigna, gestito dalla Compagnia Teatro Popolare d'Arte e riconosciuto per il terzo triennio come residenza creativa della Regione Toscana, che sostiene anche il progetto della Compagnia Il Teatro del Mare, esperienza di teatro carcere di portata nazionale realizzato nell'isola di Gorgona. Dopo più di 10 anni di lavoro si conferma con oltre 9.000 spettatori nel 2022, 50 aperture di sipario e 30 iniziative a ingresso libero, il più importante presidio culturale dell'area metropolitana di Firenze Ovest, fortemente sostenuto dall'amministrazione comunale di Lastra Assigna. Sentiamo il commento del direttore artistico Gianfranco Pedullà. Il Teatro delle Arti è il frutto di un percorso fra professionisti del teatro e della musica, istituzioni fondamentali per noi come il Comune di Lastra Assigna e la Regione Toscana, e l'idea e i nostri pubblici, l'idea di un teatro aperto al pubblico che parli di noi, della fase che stiamo attraversando come cittadini, come artisti, come anche classe politica dirigente. Nel cuore delle cose vuol dire un teatro che non si preoccupa troppo dei generi, delle tendenze, spazia fra musica, danza contemporanea, teatro ovviamente, poesia e cinema, facciamo anche cinema, ma che sia una comunicazione calda, vicina ai cittadini, inclusiva, quindi aperta a tutte le culture, a tutte le formazioni culturali. E quindi è fatto di tante cose, ma queste sono le premesse principali. Esattamente, un teatro di respiro europeo. Guardi, la periferia prima era stata sempre il decentramento da Firenze, ora siamo dei presidi culturali nell'area metropolitana fiorentina, in questo caso Firenze Ovest, aperto sempre, aperto alle scuole, ai cittadini, ai bambini. Abbiamo un progetto bellissimo sulla piazza dei bambini, abbiamo i nostri artisti, le nostre produzioni. Abbiamo compagnie residenti ospiti come la compagnia Simona Bucci di danza contemporanea, ospitiamo compagnie giovani a produrre da noi. Siamo aperti tutta la settimana, dalla mattina alla sera. Investire sulla cultura significa investire in libertà, ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Sentiamolo. Investire sulla cultura vuol dire investire in libertà, ed è bello che oggi siamo qui a presentare un ennesimo passo avanti che il Teatro di Lastra Assigna mette a disposizione delle nostre comunità. Penso che ogni iniziativa che le amministrazioni comunali soprattutto mettono in campo in questa direzione debba avere tutto il sostegno dell'amministrazione regionale. Il nostro compito è quello di costruire sempre più iniziative culturali
culturali e fare in modo che arrivino sempre più a cittadine e cittadini della nostra regione. Il teatro di La Strassigna è qualcosa di bello ed ha il senso dell'importanza di investire sui territori, anche quelli che non sono, come dire, propriamente al centro delle iniziative come Regione Mettiamo in Piedi, hanno qui uno spazio, una vetrina per poter crescere. Secondo il consigliere regionale Fausto Merlotti, anche il 2023 sarà un anno positivo per le presenze del teatro. Sono certo e sicuro che la nuova stagione del 2023 supererà anche i numeri pre-pandemia del 2019, perché c'è una programmazione intensa, di livello, ma che consente a tutto il pubblico di potervi partecipare. Si spazia da rappresentazioni popolari a pièce di alto livello artistico e culturale, e sicuramente l'omaggio anche ad un grande della musica nazionale e internazionale quale Lucio Dalla, sicuramente la ciliegina sulla torta, ma anche l'attenzione alla giornata della memoria con l'opera che ricorda la partigiana Norma e tante altre, diciamo, attività e rappresentazioni di livello. L'apertura venerdì con Gaia Nanni, che finalmente riuscirà a portare il proprio spettacolo, la propria rappresentazione, laddove lo spettacolo Gli Ultimi Saranno Ultimi è nato, e poi sicuramente la garanzia è data dal lavoro del, come dire, direttore artistico Gianfranco Petullà, che negli anni ha saputo davvero valorizzare e qualificare il teatro di La Strassigna. Soddisfazione anche da parte del sindaco di La Strassigna, Angela Bagni. Sì, è sempre stata, ci sentiamo parte integrante dell'area metropolitana. Il nostro teatro ha ripreso post-Covid con un'attività importante, molto variegata, teatro di residenza, che sta dando delle risposte a tutta l'area metropolitana. Siamo ripartiti a settembre con una programmazione variegata. Sicuramente la stagione che andiamo a presentare stamani offrirà sempre molteplici spunti anche per un interesse metropolitano, con un programma che dà risposte al territorio, infatti una progettualità che va a toccare vari ambiti, la scuola, il sociale, e questo è stato sempre il nostro punto di forza. I numeri del pubblico sono soddisfacenti, non solo l'astrigiano ma dall'area metropolitana, e questo permette anche di dare, insomma, una risposta più ampia. Questo, insomma, ci dà grande soddisfazione, e questo, insomma, è il punto di forza dei teatri di residenza. È stata inaugurata la mostra Silenti Armonie e Sorprendenti Invenzioni del pittore pisano Alberto Martini. Opere pittoriche, quelle di Martini, che nella rappresentazione figurativa degli oggetti, dei paesaggi e degli animali lascia spazio all'espressione delicata di emozioni e mette in moto percorsi interiori di memorie. Sentiamo le parole di Fabrizio Pizzanelli, curatore della mostra. Io direi che dentro agli oggetti e dietro agli oggetti che Martini mette in mostra c'è la vita quotidiana, la nostra vita in realtà. È la vita di tutti i giorni, degli oggetti che noi incontriamo nel nostro vivere quotidiano. Certamente in questi oggetti noi troviamo quasi una ricerca sull'essenza degli oggetti stessi. Perché c'è una capacità degli artisti di riuscire a vedere, a scavare all'interno degli oggetti, quando forse per molti altri invece si tratta oggetti da buttare via, da levare di torno, da abbandonare. Ecco, invece, riletti con gli occhi degli artisti, questi oggetti prendono vita e diventano opere d'arte assolutamente straordinarie. Silenti armonie, perché qui c'è il mondo del silenzio, c'è il mondo della concentrazione, c'è il mondo della riflessione.
qui non c'è un'arte che urla, qui c'è un'arte che invece invita al raccoglimento e a riflettere su noi stessi, sulla nostra vita, sugli oggetti del nostro vivere. Beh, questa è poi una linea d'arte che ha radici antiche, ma che devo dire torna di grande attualità nella nostra vita di oggi. Soddisfazione da parte del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, che ha inaugurato la mostra stessa. Io sono davvero emozionato, ne abbiamo presentate tante di mostre in questo spazio che abbiamo voluto aprire alle migliori eccellenze della nostra regione. Sono felice che oggi possano esserci qui i lavori di Alberto Martini. So l'impegno, la qualità pittorica che Alberto mette in campo. Vedere qui oggi questa mostra, vederlo qui insieme alla sua famiglia è anche un po' il premio e il riconoscimento di anni di impegno. Le opere arrivano dirette al cuore, sono sorprendenti invenzioni partendo da oggetti, paesaggi, riescono ad arrivarti dritte al cuore e sembra qualcosa che noi non vediamo ogni giorno, una sorprendente emozione. Io sono davvero contento che tanti cittadini, non solo toscani ma di tutto il mondo, possano apprezzare quanta bellezza c'è nella nostra terra e queste opere sono esattamente queste. Sono uno spazio questo in cui ognuno di noi può riflettere, può guardarsi dentro, può entrare a porsi tante domande e a cercare quelle risposte che spesso nella nostra vita non riusciamo ad avere. Felice di esporre in un ambiente così prestigioso come quello del Palazzo del Pegaso, l'artista Alberto Martini. C'è, al di là della loro funzione, c'è il vissuto, c'è la memoria che questi oggetti evocano, credo, ad ognuno di noi. Diciamo, sorprendente invenzione probabilmente è la tecnica anche. L'oggetto è più sulla silente armonia, ecco. Sì, io sono pisano, ascianese, quindi non posso che essere legato anche alla bellezza del mio territorio, all'armonia che questo paesaggio antropico, diciamo, trasmette, ecco, sì, quando lo guardiamo, quando lo contempliamo. Sono molto debitore, diciamo, alla sensibilità che mi ha trasmesso mio padre, anche se, diciamo, col tempo sono riuscito a elaborare appunto un linguaggio espressivo originale. Ecco, per chi lo conosce, mio padre è sempre stato un purista della pittura a olio su tela. Io invece, diciamo, percorro strade diverse e mi trovo più a mio agio sulla carta. Ecco. Ma io, vedete qui, per esempio, ho avuto l'onore di essere ospitato in questo bellissimo ambiente, cosa che mio padre in effetti probabilmente non ha mai avuto riconoscimenti di questo tipo, ma questo credo fosse anche dovuto alla cifra della sua persona. Per chi l'ha conosciuto, era una persona molto schiva, quindi non si promuoveva poco, diciamo, ecco, sì.